sono Spiccicarle e benvenuti nel mio nuovo video. Come potete leggere dal titolo qua sotto e come avevo già annunciato comunque nei giorni scorsi, anche nel post che feci mercoledì del WWW Wednesday sul blog, che sì, ho ripreso ad aggiornare, quindi magari vi lascio quel post qua a fianco a me nelle schede. Oggi ho deciso, anzi abbiamo deciso, visto che non riesco a tirarmela via perché deve strusciarsi e farsi le coccole, a parlarvi dell'ultimo libro che ho terminato di leggere giusto ieri. È un libro che mi è stato gentilmente omaggiato dalla casa editrice Fazzi Editore per la collana Line Ya, che ho letto, ho avuto l'onore di leggere in anteprima perché mi è stato mandato gli ultimi giorni di settembre in ebook e poi in questi giorni mi è arrivato il cartaceo. È un libro di cui già si è parlato in giro, è stato anche presentato in questi ultimi giorni a Roma, un libro comunque chiacchieratissimo ultimamente, e sto ovviamente parlando di Feline o Feline, devo ancora capire come si pronuncia questo libro, di Sara Bianca. Fa parte della collana Line Ya ed è il numero 8, è un bel mattoncino di 500 e passa pagine e costa 15 euro per la solita edizione brossura della Line Ya. Molto bella, ben fatta, flessibile, morbida al punto giusto, gatta smettila, e con le bandelle laterali. La copertina è un qualcosa di assolutamente meraviglioso, davvero bellissima, che veramente ha una scelta di colori fantastica, e questo è un libro che già un po' di tempo fa era uscito in ebook sotto la vecchia, diciamo, stampa Lane, e che aveva riscosso davvero tanto successo, tanto che Line Ya ha deciso di proporla in cartaceo, e mi auguro che questo comporti anche l'arrivo di un seguito, perché con il finale che c'è stato non mi potete lasciare in questo modo. Allora, Feline, avete capito che ho problemi seri con il titolo, è un libro urban fantasy che parla di mutaforma. Non mi sento di catalogarlo come young adult perché sinceramente i protagonisti trovo che siano molto più grandi e adulti, sia come età comunque, ma anche come psicologia, rispetto a tanti ragazzi che vanno dai 16-18 anni che troviamo all'interno di una storia young adult. Quindi mi sento quasi di nominarlo come un adult, un new adult, una cosa del genere, non più tanto young adult, perché proprio i personaggi sono comunque sotto ogni punto di vista più adulti rispetto a tante storie che ho letto. Ma la particolarità che mi ha fatto accettare di leggere questo libro quando la detta stampa della Fazzi Line Ya mi ha contattata per chiedermi se poteva interessarmi è proprio la questione dei mutaformi, una, diciamo, tipologia di creatura che non spesso viene analizzata all'interno dei libri, o comunque non così in maniera del tutto approfondita come avviene all'interno di questa storia. Infatti la vicenda si svolge in Germania, all'interno di una tenuta dove Uri e le sue sorelle gemella Stella vivono assieme alla nonna, che è la reggente di questa tenuta. Il compito di questa reggente è quello di tenere al riparo tutti coloro che comunque la seguono, coloro che, su cui lei, diciamo, regna sovrana, da quelli che sono i cacciatori, che sono un gruppo di persone che cercano in tutti i modi di uccidere mutaforma come trofei, come pellicce, anche solo per la pelliccia, ma soprattutto come trofei di caccia, perché comunque sono esseri sovrannaturali molto particolari. Solo che la vita di Isolde, appunto la reggente, sta giungendo al termine e quindi si sta avvicinando sempre di più quella che è una lotta per la nuova reggenza della tenuta, che non sarà che non giungerà comunque in maniera del tutto ereditaria. Quindi non è che se muore la nonna Uri e lo Stella diventano automaticamente reggenti, assolutamente no. C'è una battaglia fra i vari clan di mutaforma, perché non esistono solo i mutaforma come quelli dei nostri protagonisti, che sono delle tigri bellissime, ma qualsiasi tipo di mutaforma: ci sono ippopotami, ci sono volpi, ci sono lupi, pappagalli, davvero mutaforma di qualsiasi tipo, e quindi tutti hanno comunque tramite questa lotta la possibilità di diventare reggenti della tenuta e di dominare sui vari clan di mutaforma che vivono all'interno di questa tenuta. Però la nonna vuole che sia effettivamente Uriel il suo erede maschile a diventare capo di questa tenuta, e quindi manderà lui e la sorella gemella Stella in
in missione alla ricerca di quella che sarà l'anima di Uriel, perché lui non potrà partecipare alla lotta per la reggenza, di conseguenza non potrà diventare reggente se prima non avrà, diciamo, la sua metà al suo fianco, la sua anima, colei che diventerà la sua anima per la vita, la sua metà per tutta la sua esistenza. Ed ecco che i nostri due protagonisti, i nostri due fratelli, partiranno per questo viaggio per l'Europa e per il mondo alla ricerca di una determinata ragazza che non deve essere una ragazza qualunque, ma deve, come la nonna, possedere il potere, quindi essere una sottospecie di strega. Questa ragazza sarà Dara, un'italiana che da un momento all'altro si troverà totalmente strappata da quello che era il suo mondo, comunque molto triste, molto solitario, in quanto lei è una ragazza orfana di genitori, ma anche di fratello, per colpa di un brutto incidente stradale, e verrà catturata, rapita e portata all'interno della tenuta, in cui lei scoprirà effettivamente chi è, che cosa può fare in realtà e soprattutto dovrà in qualche modo unirsi a Uriel per diventare la sua anima e permettergli così di salire alla reggenza. Per poter diventare la sua anima però dovrà affrontare anche lei quella che è la mutazione, quindi anche lei dovrà in qualche modo diventare una mutaforma, e non è, diciamo, forse una delle cose più simpatiche e meno dolorose del mondo. Ovviamente quello che vi ho raccontato fino adesso non è altro che solo l'incipit, comunque lo strato superficiale di quello che è la storia che ci si troverà poi davanti, perché andando avanti con le pagine e con i capitoli e anche conoscendo pian piano e sempre di più i personaggi, la storia diventerà sempre più misteriosa, più cupa, più intrigata, perché davvero ci sono davvero tantissimi intrighi a carattere politico, a carattere anche solo psicologico dei personaggi, anche solo come intenzioni e cose che si devono o non si devono, o si vogliono o non si vogliono fare, davvero molto importante e ben studiata da parte dell'autrice. È un libro che mi è piaciuto davvero tantissimo, ci ho dato 4 stelle su Goodreads e, come ho detto, spero davvero che ci sia un seguito, perché il finale rimane molto lì, è molto aperto, non si può neanche dire un finale aperto che porta magari a dire ok, autoconclusivo, no. Anzi, è un finale che veramente ti dice deve esserci per forza un seguito, perché altrimenti non va bene, insomma. È un libro che, devo dire la verità, inizialmente mi piaceva, però non riuscivo a capire o a cogliere subito effettivamente che cosa mi piacesse del libro, meno fino al 15% di lettura sono arrivata a dire ok, è carino, però ci manca quel qualcosa, ancora non mi è scattata la vera e propria scintilla. Dovete sapere che inizialmente io l'ho letto in ebook in attesa del cartaceo, che è arrivato dopo l'uscita del libro nelle librerie, che è uscito il 13 di ottobre, prima mi sono dimenticata di dirlo. E quindi è un libro che sì, ti prende sin da subito per la sua particolarità, anche per alcuni dettagli, la storia diversa, i personaggi che comunque si fanno davvero, diciamo, fra virgolette, conoscere sin da subito, nonostante inizialmente siano quei personaggi molto insicuri, poco, diciamo, convinti, le loro azioni le fanno perché comunque le devono fare o a prescindere si sentono tirati in causa, in questo caso la nostra protagonista femminile, perché sono praticamente stati strappati al loro mondo e portati dentro un altro di cui fino a poche ore prima non sapevano nemmeno l'esistenza. Però andando avanti con la lettura, arrivando più o meno a metà del libro, la storia inizia già a darti qualche risposta, nonostante alcune domande ancora restino, ma pian piano troveranno il loro, diciamo, la loro soluzione andando avanti con la storia. Ma soprattutto anche i personaggi cresceranno talmente tanto, in particolare la nostra protagonista femminile, quindi Dara, crescerà talmente tanto che non potrai non voler andare avanti e sapere cosa succederà, come si svilupperà la situazione, eccetera eccetera. Questo è stato uno dei pochi libri in cui la protagonista femminile mi è piaciuta davvero tanto. Parte come una normalissima ragazza, come tante altre che conosciamo all'interno di libri di questo genere, una ragazza insicura, molto sola, molto chiusa, che comunque è rimasta orfana, quindi è anche molto pessimista, se volessimo dire così, e poi man mano che va avanti con la vicenda il suo personaggio cresce tantissimo, si rende conto che può fare determinate cose, ma allo stesso tempo si rende conto che lei è lì per un determinato motivo, nonostante quel motivo non le piaccia più di tanto, perché venire strappata da quella che era la tua vita, così da un momento all'altro trovarti a vivere una vita diversa, credo che mandi un po' che destabilizzi un po' tutti quanti. Però nonostante tutto, nonostante la situazione comunque
non le piaccia tantissimo, si ritrovi a vivere in un mondo che comunque non è il suo vero e proprio, in un modo o nell'altro cerca di adattarsi e soprattutto si legherà davvero tantissimo con i nostri due protagonisti, i nostri due gemelli, Uriel e Stella. Con Stella instaurerà un rapporto di amicizia fantastico anche con tutti gli altri personaggi secondari di contorno, ma che in realtà di contorno poi non sono, perché diventeranno molto importanti all'interno della storia, ma anche all'interno del mondo della nostra Dara. E poi c'è Uriel, colui che dovrà diventare la sua metà, la sua anima, il suo fidanzato imposto dalla nonna, se volessimo dire così, che anche lui è un personaggio che inizialmente, o comunque possiamo dire fin quasi verso fine del libro, è un personaggio un po' noioso, un po' una lagna, se volessimo dire così, troppo possessivo nei confronti di Dara, e posso benissimo capirlo perché comunque sai che quella ragazza diventerà la tua metà e cerchi di proteggerla comunque in tutti i modi all'interno di un mondo in cui tu l'hai trascinata, anche se non per idea tua, e quindi ti senti insomma in dovere di proteggerla. Ci sta, è tutto normale, però devi anche un attimo capire che cosa prova effettivamente quell'altra persona e fortunatamente poi pian piano ci arriverà, si fermerà un attimo a pensare e dirà: ok, effettivamente mi sono comportato un po' solo con tanto egoismo, senza pensare effettivamente che cosa lei volesse davvero. Ed è una cosa che mi è piaciuta molto perché me l'ha fatto davvero molto rivalutare come personaggio alla fine della lettura di questo primo libro. Spero che poi, come ripeto, ci sarà un seguito. Stella è un personaggio fantastico, mi ha fatto ridere, me l'ha fatta sentire come se fosse una mia amica, perché è talmente vero il rapporto che si crea fra di loro, e per questo motivo loro sono talmente veri che non puoi non amarli, dal primo all'ultimo. La nonna è uno di quei personaggi molto contorti, molto particolari e misteriosi, che in realtà non riesci a inquadrare bene per tutta la lettura, dal mio punto di vista. Infatti, è uno di quei personaggi che ancora devo riuscire un po' a capire effettivamente che cosa ha in mente e perché si comporta così, ed è questo uno dei motivi che mi fa sperare, oltre al finale, che ci sia un seguito per questa storia. Anche tutti, come ho detto, i personaggi di contorno mi sono piaciuti tantissimo. Carmen, Manuel, sono personaggi che comunque ricorreranno molto spesso fra le pagine di questo libro e che faranno parte della vita di Dara in una maniera piuttosto coinvolgente e importante, soprattutto. Se volessimo trovare, ecco, una piccola pecca a questo libro, sono i capitoli, dal mio punto di vista, troppo lunghi. Io non ho assolutamente alcun problema fra capitoli lunghi e fra capitoli brevi. Sapete che comunque preferisco un po' di più quelli brevi perché comunque, non lo so, rendono la storia più lineare. Secondo me, anche se anche i capitoli lunghi, ovviamente vuol dire che l'autore, l'autrice ha tanto da dire. Però è la prima volta che mi capita di fare davvero molta fatica con capitoli lunghi. Credo che siano più lunghi dei capitoli dei libri di Martin, e i libri di Martin hanno capitoli davvero molto lunghi, di 30 anche 40 pagine. Qua arriviamo anche a quasi un capitolo di quasi 100 pagine, per dirvi. E quindi questo mi ha un attimo destabilizzata e mi ha un pochino, soprattutto all'inizio, rallentato la lettura, perché non ero pronta a capitoli così lunghi. Però poi, come ho detto, una volta arrivati a un determinato punto, il libro te lo mangi così, cioè proprio non te ne accorgi che siano capitoli lunghi o capitoli brevi. Ecco, però forse questa piccola pecca, possiamo dire, avermi dato un po', fra virgolette, molto fra virgolette, fastidio. I capitoli secondo me sono un pochino troppo lunghi, ma a parte questo, dal mio punto di vista non ho trovato nessun'altra critica, se volessimo dire così, riguardo questa storia, che come ho detto mi è piaciuta tantissimo. Originale, nonostante comunque presenti alcuni determinati dettagli che abbiamo già letto da altre parti, ma credo sia impossibile non trovare alcuni dettagli, un po' di somiglianza fra tutte queste storie, però sono de quei dettagli che passano totalmente in secondo piano, perché troviamo davanti a un libro, una storia totalmente originale, ben scritta, ben strutturata e che parla di qualcosa di diverso dal mio punto di vista. Metti insieme mutaforma e streghe e viene fuori Feline o Felin o Feline, qualcosa di davvero ben scritto, coinvolgente e che io, nel mio punto di vista, mi sento di consigliarvi calorosamente. Ok, ragazzi, il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto se qualcuno di voi già ha letto Feline, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi ho anche magari un po' incuriosito nel provare a leggere questo libro davvero molto bello e molto particolare. Dateci un'occhiata perché secondo me non ne rimarrete affatto delusi. A me è piaciuto molto e spero, ecco, che piaccia anche a voi. Io ringrazio ancora la casa editrice Fazzi e soprattutto
soprattutto in particolare la collana Line Ya, per avermi gentilmente omaggiato di questo libro, per avermi dato assolutamente la possibilità di leggerlo. Noi ci vediamo giovedì con un nuovo video, vi mando un bacione grandissimo. Ah, come sempre trovate i vari link qua sotto, compreso anche il link ad Amazon del libro, e alla prossima, ciao!